Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio qui sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di Klarna e di come funziona, ma prima ti chiedo un piccolo supporto. Schiaccia like su questo video, iscriviti al canale per non perderti nessuno dei miei prossimi video e resta con me fino alla fine di questo video, perché oggi oltre a spiegarti Klarna come funziona, quali sono i suoi vantaggi, in che cosa lo puoi utilizzare e molto altro, ci saranno anche delle importanti novità e promozioni in termini di metodi di pagamento. Ti anticipo subito che troverai sempre tutto in descrizione sotto questo video. Ci saranno dei link promozionali che ti consentiranno di avere dei prodotti eccezionali a costo zero. Quindi mi raccomando, resta fino alla fine. E adesso continua ad ascoltarmi perché ti spiegherò nel dettaglio come funziona Klarna e tutto quello che devi sapere quando scegli di utilizzare questa piattaforma. Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video qui su YouTube, io mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di finanza personale, management e crescita personale. Qui sul mio canale YouTube trovi tantissimi video gratuiti che ti spiegano non solo quali sono i migliori prodotti dei nostri attuali tempi, ma anche come organizzarti meglio con le tue finanze personali. Dunque, se hai necessità, puoi guardare anche tutti gli altri miei video correlati all'argomento di oggi. Ma torniamo all'argomento più importante, che cos'è Klarna, come funziona, perché dovresti usarlo, perché non dovresti usarlo e in che occasioni può tornarti utile. La prima cosa che mi sento di spiegarti all'interno di questo video è che Klarna non è altro che un portale che si occupa, allo stesso modo in cui fa PayPal, di creare una dilazione di pagamento per un massimo di 3 rate. Che significa che all'interno di questa piattaforma tu cliente hai l'opportunità di dilazionare degli acquisti in modo semplice, diretto e immediato. E cosa più importante, senza alcun costo di interesse. Ad esempio, se sei abituato ad acquistare magari in un negozio fisico, hai sicuramente notato che c'è la possibilità di pagare a rate con una delle società alle quali si appoggia il negozio all'interno del quale ti rechi per acquistare. Qualsiasi di queste società, anche se ti dice che a un tasso zero ci sono sempre dei costi abbinati alla richiesta di finanziamento. Specialmente nel 2023, come abbiamo visto, ci sono stati grandissimi aumenti del tasso di interesse, il tasso zero è quasi inesistente. Infatti, quando ti rechi a finanziare l'importo, ti accorgi che poi ci sono dei costi per l'incasso della rata, un costo per la pratica e un costo finale. Quindi c'è sempre un costo, mentre invece con Klarna hai l'opportunità di dilazionare degli acquisti facendo poche rate a interessi zero. È un po' la funzione che anche PayPal offre, paga in 3 rate, oppure è un po' la funzione che trovi su Amazon con Cofidis, perché ti viene data una linea di credito da spendere prettamente sul portale senza pagare degli interessi. Ora, in questo caso con Klarna, le rate da poter dilazionare, ovvero le rate massime, sono poche. Questo perché, non essendoci degli interessi, non si può dilazionare su un lungo periodo. Per quanto è comoda questa funzione? Questa funzione è comoda se l'importo che devi spendere non è altissimo. Ovviamente, alto o basso, l'importo dipende sempre dal reddito di chi guarda questo video, perché magari se la tua disponibilità economica è molto alta, per te un importo alto potrebbe significare un tot. Se invece la tua disponibilità economica mensile è abbastanza limitata, magari per te un importo alto potrebbero essere anche 600 euro, 500 euro da spendere in contanti piuttosto che con una dilazione di pagamento come Klarna. Quindi, in base alla tua disponibilità economica e al tuo reddito, puoi valutare quello che è un importo dilazionabile anche con Klarna.
Molti scelgono di utilizzare questo metodo di pagamento per acquisti che vanno da un importo di 200 euro sino ad un massimo di 500 euro. In questo modo si possono dilazionare in tre rate e si possono avere delle rate non altissime, perché con 500 euro una dilazione in tre rate esce una rata abbastanza sostenibile a tasso zero. Ora, come funziona la piattaforma, dove la puoi utilizzare, in quali negozi è disponibile e via dicendo. I negozi che dispongono di questo metodo di pagamento sono evidenziati anche all'interno della stessa piattaforma, quindi ti basterà scaricare l'applicazione per iniziare a dare un'occhiata a quali sono le possibilità di spesa utilizzando questa particolare metodologia di dilazione. Si può utilizzare anche online per siti convenzionati con Klarna e la disponibilità della dilazione funziona allo stesso modo. Il processo di registrazione è semplicissimo, perché una volta che hai scaricato l'applicazione ti puoi registrare utilizzando i tuoi dati personali e una volta creato l'account non dovrai fare altro che selezionare il negozio in questione oppure il sito che offre la dilazione con Klarna. Quindi questi sono un po' i passaggi e questo è il come funziona. Conviene? È una domanda che viene posta piuttosto di frequente e la risposta è sì, conviene se l'importo che devi spendere per l'appunto non è altissimo. Se invece devi acquistare un bene che ha un importo un po' più alto, magari anche di 500 euro, parliamo già da 1000 euro in su, ma anche 800 a salire, il mio consiglio è affidati a una dilazione di pagamento o a un prestito che possa offrirti una rata più piccola a fronte di un tempo di pagamento più lungo. Nella descrizione di questo video troverai almeno 3 portali diversi che ti consentono di fare una comparazione di prestito e di ottenere un solo preventivo, dunque non una richiesta di prestito effettiva, ma un preventivo che potrai anche salvare nella tua casella di posta elettronica per scoprire qual è la rata in base alla tipologia di acquisto che devi fare, perché nei 3 link che trovi in descrizione qui sotto potrai scegliere la motivazione per la quale ti occorre un prestito, potrai scegliere l'importo, ti basterà inserire i tuoi dati personali e salvare il preventivo, innanzitutto anche scoprire la rata. Quindi qua sotto nella descrizione 3 link per generare fino a 3 preventivi per importi che vanno sia da 100 euro fino a 50.000 euro. Quindi il consiglio che ti do è fatti un preventivo, perché se hai necessità di avere una rata più bassa in questo modo potrai ottenerla. Un'altra cosa importante è quella di mantenere la promessa che ti ho fatto all'inizio di questo video, ovvero presentarti degli strumenti che possono aiutarti anche a gestire i pagamenti in modo dilazionato e non solo. Ti dico non solo perché l'opportunità è quella di avere sempre con te una disponibilità immediata da spendere, e questa cosa qui la si può ottenere soltanto con una carta di credito come quella che vedi alla mia destra. Una carta di credito ti offre della disponibilità immediata da spendere online e nei negozi fisici e da prelevare allo sportello in contanti. Perché è conveniente avere uno strumento di questo tipo? Perché se devi effettuare un acquisto e non vuoi utilizzare il tuo denaro, puoi immediatamente accedere ad una somma che ti viene autorizzata e che è sempre presente all'interno della carta. Se non hai voglia di spendere il tuo denaro in contanti, hai l'opportunità di prelevare lo sportello del denaro da restituire o a saldo, e a saldo si intende dopo almeno 30 giorni dalla data di prelievo o dalla data di spesa, oppure a rate. In quel caso lì sceglierai una rata e potrai restituirlo in più mesi. Quindi qua sotto nella descrizione di questo video c'è la migliore carta di credito di questo periodo, totalmente gratuita, non ha costi, non ci sono costi sul prelievo e non ci sono neanche costi di mantenimento. Quindi non avrai costi per richiederla, non avrai costi per mantenerla e ti assicuro che non la trovi da nessuna parte a queste condizioni. C'è anche un video completo nel mio canale YouTube che ti spiega tutti i dettagli e tutti i vantaggi di questa eccezionale carta di credito. Mentre invece il secondo prodotto del quale ti parlavo all'inizio di questo video è una carta prepagata bancaria
che offre delle assicurazioni particolari in fase di acquisto. Questa stessa carta non ha costi, può essere aperta allo stesso modo dal tuo smartphone semplicemente cliccando sul link qui sotto nella descrizione. Quando ti registri dovrai caricare i tuoi documenti direttamente dallo smartphone e potrai completare la fase di apertura. Esiste una versione gratuita, esiste una versione premium, esiste una versione ancora più speciale che ti dà accesso addirittura alle lounge aureo virtuali. In base alle tue esigenze puoi scegliere una di queste tre tipologie di carta e il mio consiglio è opta per l'abbonamento intermedio, ovvero un piccolo canone mensile per questa prepagata che ti offre però tanti vantaggi, a partire dall'assicurazione sugli acquisti, all'assicurazione sui viaggi e molto altro. Quindi se hai intenzione di avere una carta che ti offra anche dei vantaggi di questo tipo, c'è una prepagata che è o gratuita e ti offre, attenzione, perché nella versione gratuita ti offre bonifici gratuiti, prelievi gratuiti allo sportello, zero costi per la carta, zero costi annuali, quindi questo è già un grande vantaggio, mentre invece la versione intermedia ti offre anche delle assicurazioni sugli acquisti e nella versione, diciamo, più importante della carta ci sono anche l'accesso alle lounge aeroportuali e tantissimi altri vantaggi come un alto limite di plafond e una carta anche in una colorazione e in un materiale particolare. Trovi tutto nella descrizione di questo video. Dunque, ricapitolando, oggi abbiamo visto non solo come funziona Klarna, a che cosa serve, quali sono i suoi vantaggi. Abbiamo capito che per importi un po' più alti conviene magari una dilazione di pagamento e un prestito su più mesi disponibile e che qui sotto ci sono tre link per generare fino a tre preventivi di prestito con un importo da 100 fino a 50.000 euro. Ci sono due link diversi, uno per una carta di credito totalmente gratuita, ti consente di avere della disponibilità immediata, e c'è un link che ti consente di aprire una carta prepagata disponibile in tre versioni completamente diverse, gratuita, livello intermedio e fascia alta. Se le informazioni di questo video sono state di tuo gradimento, mi auguro di sì, perché ti ho dato veramente tante informazioni, ti chiedo un piccolo supporto, schiaccia like se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in questo modo non ti perderai nessuna delle prossime puntate. Prima di salutarti, un breve promemoria su quelle che sono anche le mie altre attività online e quelli che sono i miei altri contenuti sempre presenti in rete. Trovi dei brevi video short su TikTok all'interno del mio canale personale, trovi qua sotto in descrizione il mio canale Telegram totalmente gratuito, all'interno del quale ogni giorno ti condivido delle informazioni e dei prodotti che sono interessanti per questo video, quindi ti consiglio di iscriverti. Sempre nella descrizione qui sotto c'è il mio canale podcast che conta 93 puntate totalmente gratuite su argomenti molto interessanti come il denaro, la crescita personale, l'imprenditorialità e tanto altro. È gratuito e ti consente di imparare ascoltando. L'ultimo suggerimento è dare un'occhiata anche al sito internet che è sempre presente in descrizione e che ad oggi conta oltre 6 milioni di letture all'anno, quindi sicuramente anche per errore cercando online, per errore nel senso che senza rendertene conto sei finito magari sul mio sito web, hai letto uno dei miei articoli gratuiti e magari ti sono stato di aiuto. Quindi datti un'occhiata perché sono presenti oltre 5.000 articoli gratuiti anche lì. Con questo è tutto, io ti saluto, spero veramente di esserti stato di aiuto. Per qualsiasi domanda ricordati che qui sotto ci sono i commenti. Ti aspetto in un prossimo video, sempre qui su YouTube. Ciao!